Ciao a tutti e benvenuti alle video ricette di Viaggiando Mangiando. Questa sera prepareremo una ricetta di El Salvador, ovvero le pupusas, che sono così famose in El Salvador che addirittura gli viene dedicata una festa nazionale la seconda domenica di ogni novembre. Le pupusas cosa sono? Sono un po' simili alle arepas venezuelane, altra ricetta che troverete sempre all'interno del blog, ma la differenza sostanziale è che il ripieno non viene messo successivamente alla cottura, ma anzi viene messo nell'insieme dell'impasto che poi viene fatto cuocere su una piastra rovente. Allora, prepariamoci subito per preparare le nostre pupusas. Allora, per le pupusas, così come per le arepas venezuelane, serve la farina di mais. Farina di mais bianco, io solitamente utilizzo questa, è all'interno della ricetta del blog, troverete anche il link per dove acquistarla, che è un po' più fine e quindi rimane sicuramente meglio come consistenza, non rimane troppo grumosa. Allora, eccola, con un pizzico di sale e la andremo poi a lavorare semplicemente con dell'acqua. Poi dovrà stare a riposare per circa 15 minuti, al che verranno fatte delle palline che verranno lavorate con le mani inumidite e queste palline dovranno essere riempite poi del loro ripieno. Come vi dicevo, appunto, la particolarità è che il ripieno non viene messo post cottura, ma durante la cottura, infatti viene amalgamato nell'insieme e poi appunto cotto sulla piastra rovente. Che cosa solitamente si mette come ripieno? Il ripieno più classico è quello fatto con i fagioli rossi ridotti a crema, che sono già stati pronti, preparati qua, eccoli qua. Poi i chicharron, altra ricetta che potete trovare sempre all'interno del blog, che non è altro che cotenna di maiale saltata nel suo grasso. Noi questa sera, perché la procedura è un pochettino più laboriosa, noi questa sera invece adopereremo la pancetta, che comunque può essere utilizzata nello stesso modo dei chicharron. E poi un quesillo, che è il formaggio tipico della zona di El Salvador, che non è altro che un formaggio a pasta molla, che chiaramente noi non possiamo trovare l'originale di El Salvador, ma che replicheremo con uno stracchino. Nel momento che appunto si formerà questa masa de mais, così si chiama la masa delle pupusas, che anche in questa somiglia un po' alla masa dei tamales, anche questa è sempre della zona centroamericana o comunque sudamericana, allora poi andremo proprio a riempirle chiudendole, formando una vera e propria frittella che andremo poi a cuocere sopra la nostra piastra chiaramente oliata. Ecco qua la masa de mais che si prepara, ecco che è diventata, ecco qua, bella chiara. La mettiamo a riposo per circa 15 minuti e poi, come vi dicevo, prepareremo le nostre frittelle. Trascorso ora il quarto d'ora, andiamo a inumidirci le mani e prepariamo le nostre pupusas. Prendiamo parte della masa de mais, così si chiama, facendo appunto una sorta di pallina schiacciata, e andiamo a riempirla con il nostro ripieno di fagioli rossi, chicharron, che come detto in questo caso è la pancetta, e il formaggio. E qui nasce la particolarità appunto delle pupusas, che vengono appunto preparate incorporando all'interno della pupusa stessa il ripieno. Andiamo ora a cuocere le nostre pupusas direttamente su una pentola rovente che abbiamo già preparato con dell'olio. Eccolo qua, singolarmente ne andiamo a cuocere una per ognuna, da ambedue i lati, per poi proseguire con le altre. Ecco quindi le nostre pupusas ormai pronte per essere impiattate e servite direttamente a tavola. Eccole qua, le nostre pupusas pronte per essere servite direttamente a tavola con il loro ripieno di fagioli rossi, formaggio e chicharron, ma in questo caso invece abbiamo utilizzato la pancetta. Buon appetito a tutti e alla prossima ricetta con Viaggiando Mangiando!